inferiore, quindi, cioè ne motivo è solo inferiore o astrale. Cioè, vi siete talmente tanto identificati con quell'emozione che non riuscite più a sapere chi siete voi rispetto all'emozione. Cioè, vi siete impantanati nell'emozione. Quindi non c'è più un distacco tra l'emozione e voi. Voi dite perché ci deve essere, certo, io l'emozione inferiore la devo trasmutare in emozione superiore. Quindi io ho tutto quel senso di farfalla allo stomaco che provo, l'auto-osservo, auto-osservando, la vedo che è una parte di me, ma non è me. Però ci devo stare sopra con l'auto-osservazione, non è che scrivo gli appunti e poi quando mi riprendo le farfalle allo stomaco faccio niente, perché ci vuole volontà. La base del risveglio è volontà e amore, sono i due pilastri del risveglio. Cioè, se vi volete risvegliare, è fondamentale sviluppare questi due pilastri. In genere, all'inizio ci vuole molta, molta volontà. Poi, dopo, bilancerete con l'amore. L'amore non per il partner, no. L'amore per il prossimo, l'amore per la vita, la bellezza. Parliamo dell'apertura di cuore, che non c'entra niente. Ho quello, questo amore qui, non è l'amore perché mi sposo, perché faccio un figlio, perché trovo un uomo, una donna, non c'entra niente. Quella è una conseguenza. Voi potete trovare un uomo, una donna, chi volete voi, con cui provare emozioni superiori, se prima voi siete in grado di provare emozioni superiori. Perché noi attraiamo ciò che siamo. In realtà è semplice. Io potrei dirvi questa cosa e mandarvi tutti a casa. Perché non tagliate tutti. Il problema è che sì, io attraggo ciò che sono. Che ne so io chi sono? Ecco, questa è una bella domanda, infatti siamo qui per questo. Per capire la differenza tra chi sei e chi credi di essere. Perché quando tu provi un'emozione inferiore, sono queste tre esempi, vi ricordo, non sei tu. Quando tu provi un dolore fisico non sei tu, non ti sto a dire di lasciarti il dolore fisico, fai come vuoi, vai da chi ti pare, imbottisci dei farmaci o vai da, non so, da chi vuoi tu, o fai tutto naturale, non è quello, tanto l'anima impara comunque, che gli frega l'anima, che te vai dal dottore, che vai da, quella è l'esigenza del corpo fisico, pensate che Cristo, Gesù Cristo, che era un iniziato, mo, non spiega pure, ah, no, perché io pure me ne esco spontaneamente e poi proprio devo. Allora, Gesù Cristo, che è venuto qui 33 anni, ha dato l'esempio, ha fatto quello che doveva fare e se n'è andato, che ha scelto lui quando e come morire, precisiamo, poteva stare senza mangiare e senza bere 40 giorni. Pensate al livello di coscienza. Cioè, figuratevi, per Gesù Cristo era un problema questa cosa che stiamo a fare noi. In molti passi del Vangelo Gesù parla di questo,